cominciamo da questa sera una nuova esperienza che ci accompagnerà grazie all'aiuto di alcuni ragazzi e ragazze adolescenti, l'esperienza della preghiera della sera. Vorremmo così questa entrare nelle vostre case con questa piccola proposta che davvero ci unisca tutti ogni sera, un momento anche molto veloce, ma davvero di cuore sentito per le preghiere della sera. E allora iniziamo già da questa sera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Alla fine Gesù apparve agli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Gesù appare agli undici e li rimprovera. Li rimprovera per la loro incredulità. Allora questa sera credo siano due i messaggi per noi e per la nostra preghiera. Il Signore ci rimprovera, lo fa bonariamente per la nostra incredulità, per quando noi non ci impegniamo molto, soprattutto nel conoscerlo, nell'approfondire, nel capire questo grande mistero della sua vita, della sua morte e della sua risurrezione. E poi li invia: andate in tutto il mondo. Allora nella preghiera di questa sera ci sentiamo un po' rimproverati da Gesù per le nostre fatiche a credere, anche da piccoli, ma poi soprattutto mentre diventiamo grandi, e insieme chiediamo, direi, al Signore di sentire questo essere mandati, essere inviati: andate in tutto il mondo ad annunciare questa buona notizia che il Signore è risorto. Anche tu sei chiamato ad andare in tutto il mondo, nel tuo mondo, quello che vive nella tua casa, a dire che Gesù è davvero risorto, ma soprattutto a mostrarlo con la tua vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Signore, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte.